Ciao ragazzi, benvenuti in questo video di Momenti da Brividi. Nei filmati che vedrete, ho voluto racchiudere tutto ciò che ho fatto fino adesso. Questo per quanto riguarda le mie piccole investigazioni sul paranormale. Una delle tante cose che ho capito durante le mie investigazioni è che queste entità riescono tranquillamente a comunicare attraverso strumenti elettronici. Quindi non serve avere strumenti professionali per comunicare con questi spiriti. Nei video che vedrete potrete notare che anche con una semplice applicazione scaricata sul telefono si può interagire con queste entità e quindi comunicarci. Detto questo, cominciamo. Voci parlavano di riti satanici praticati in un vecchio palazzetto dello sport, ormai abbandonato da anni. Logicamente non potevo lasciarmi scappare l'occasione di andare a investigare, quindi mi sono recato sul posto. Ho acceso l'applicazione per gli EVP e ho incominciato a fare qualche domanda allo spirito. E questa è stata la sua risposta. Io non ti vedo. Non riesco a vederti. Tu mi vedi, per caso? Ti sto guardando. Ti sto guardando. Sto guardando. Dopo un po' di tempo, decido di recarmi in uno stabile abbandonato, dove più volte sarebbero state avvistate alcune persone incappucciate. Le stesse, secondo i testimoni, sarebbero stati visti praticare degli strani riti. Una volta sul posto, ho incominciato ad avvertire una sensazione di disagio. Ad un certo punto si sente la voce di qualcuno che sembrerebbe essere la voce di una bambina. Però in quel momento, in quello stabile, non c'era praticamente nessuno. Provo ad andare avanti. Decido quindi di usare l'applicazione per gli EVP e incomincio a fare qualche domanda. Cancellazioni. Gioca con moderazione. Gioca con moderazione. Ah, io sto giocando. Chi indagava? Sfitta. Sfitta. Prelevino. Prelevino. A chi dovrebbero prelevare? Fazzoletto. A questo punto il sensore per la rivelazione dei fantasmi incomincia a suonare ripetutamente, come se qualcuno d'invisibile lo stesse sfiorando. Hai mosso tu quel pezzo di ferro? Presentiamo. Grazie. Io vado via, eh? È inutile che sto qua. Sfiorala adesso il sensore. Adesso lo devi sfiorare. Sfiorala adesso. Aspetta, lo metto a terra, così lo riesci a sfiorare meglio. Lo metto a terra qua. Io... Angelo della luce. Non verrò più qua. Io non sono dannato. Questo è un vecchio casolare abbandonato e anche qui ho fatto la mia piccola indagine. Ciò che mi ha sorpreso di più sono le frasi dette dal rivelatore. Ascoltate bene le frasi che vengono dette sull'applicazione. C'è qualcuno in questo casolare? Anima. C'è un'anima qui. Chi sei? Io ti ascolto. Devi dirmi chi sei. Ti ascolto, dimmi chi sei. Ti parlerò di lei. Siamo. Ah.
Parlerò di lei, provenisca. Di chi mi vuoi parlare? Di lei chi? Lei chi? Voglio una. Quella scritta ha a che fare con quello che stai dicendo. Eh? Ho detto quella scritta sul muro. Inferi con te. Sei un essere degli inferi. Ancora. Inferi con te, per la seconda volta. Prima mi parlavi di una donna. Ti parlerò di lei. Ti riferisci a quella scritta che c'è sul muro? Voglio una donna. Senti, o mi rispondi o me ne vado. Cosa ho scatenato? Cosa ho scatenato? Ho scatenato... Mi stai dicendo tutte frasi senza senso. Picchiamo, picchiamo chi? Che cavolo hai detto prima? Duca. C'è stata una rissa qui. Dopo un paio di mesi, ho deciso di andare a investigare anche in questa villa, chiamata Villa Rosa, dove prima di me altri ghost hunter erano andati sul posto, cercando di comunicare con le entità presenti in quel luogo. La prima cosa strana che mi è capitato entrando in quella villa abbandonata, una volta arrivato al piano superiore, ho avvertito una sensazione non di paura, ma di pace, di tranquillità, come se quella fosse casa mia. Molto strano, visto che era la prima volta che entravo in quel posto. Senti qualcuno? Sono solo uccelli. Dopo aver ispezionato il piano superiore, decido di scendere giù e incominciare a fare qualche domanda. Da lì incomincio a sentire dei rumori. Poi si sentono dei passi provenire dal piano superiore, dove eravamo appena stati. E infine altri rumori strani. Giudicate voi stessi. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno, puoi avvicinarti a questo strumento? Ho sentito dei passi. Ci sono dei passi. Ho sentito dei passi su. Nessuno.
C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Sentito? Ho sentito forte. Dopo un po' di tempo, acquisto questa piccola telecamera in un negozio. Mentre facevo una passeggiata in un bosco, decido di usare questa piccola telecamera per riprendere l'ambiente circostante. Prima di usarla, però, avevo acceso l'applicazione per gli EVP e più di una volta l'applicazione mi ripeteva la frase nero. Ciò che ha catturato poi la telecamera mi ha lasciato senza parole. Giudicate voi stessi. Dalle immagini sembrerebbe una persona con una tunica nera. Se fate più attenzione al video, si possono notare i particolari, la testa, il braccio e anche un piede. In quel momento vi posso assicurare che non ho visto niente, vedevo solo alberi e foglie. Voi cosa pensate? È realmente una persona? O potrebbe essere un altro caso di pareidolia? A voi lascio l'ultima parola. Noi ci vediamo alla prossima, come al solito.